Non so cosa sta succedendo. Ho ripreso a giocare dove ci eravamo interrotti, ma boh, c'erano dei suoni strani, non lo so. Vabbè. Dunque, siamo qui dentro il cervellone di Apollo. L'episodio scorso abbiamo fatto un po' di passaggi per, insomma, raggiungerlo. Adesso forse dobbiamo, ecco, collegarci lì. Qui non si vede una mazza. Va bene. Vediamo un po'. Ah, Samuels è morto. Per consentirci. Ma cerca di ridurre il livello di sicurezza di Apollo. Ah, è velocissimo. Cioè, infatti era stato veloce. Scusa, fa vedere. Se no mi perdo i tentativi. No, a fine 2 secondi non faccio in tempo a usarlo. Cioè, devo aumentare il tempo di hackeraggio. Ecco. Usa pulsante, cosa fa qua? Non lo so. Ma qua è dove sono uscito, forse? Fa vedere. Non saprei. Cerca di ridurre il livello di sicurezza di Apollo. E come faccio a ridurlo? Il livello di sicurezza. Aspetta un attimo. Ah, questo cos'è? Inserisci i numeri da abbinare quando il circuito è attivo. Vabbè. Ok, no. Aspetta, ok. Ok. Forse devo andare nell'altro condotto. Anche qua c'è qualcosa da premere. Non so, io premo. Qui però non c'è. Ah, di qua. Cosa. Ma com'era sto giochino? Ah, ok, 41-16. Do. Ora dovrebbe essere semplice. Ah, così? Va bene. Bastava fare solo questo. Andiamo. In effetti adesso abbiamo più tempo. Ok. Consulta Apollo. Si sta accendendo. Balla tutto. Boh, come lo consulto? Sempre da lì? Non mi sembra. Infatti. Ah, ok. Ci ha messo un po' ad attivarsi. Fermare gli androidi. Ma che. Due giorni dopo la partenza. Stai scherzando? Ordine speciale. Fermati.
Figli di puttana! Non è sulla stazione, cazzo! Cosa? Cazzo! Ce n'è un altro. Non sta parlando... Ispezione al reattore centrale. Non sta parlando di quello che abbiamo affrontato noi. Esce dalla parte inferiore del nucleo di Apollo. Va bene, salvo, risalviamo, va. Cioè, quello che è entrato con Marlowe è stato un caso, secondo me. Qua c'è un altro essere, visto che la sua direttiva è proteggerlo. Dove devo uscire? Non ho capito. Ah, da qua? Wayland e Yutani. Costruiamo monti migliori. Sì, sacrificando magari qualche centinaia di persone. Per i vostri scopi. Ok. Interazione primaria Apollo. Classe interazione umana. Richiesta di comunicazione intraaziendale ricevuta. Messaggio inviato ai rappresentanti Wayland Yutani. Accettato e monitorato. Classe, rapporto incinta dell'ufficiale coloniale. Avvio di misure di emergenza temporanea al centro medico San Cristobal. Non ci sono ulteriori informazioni. Classe, interazione esterna. Ordine di acquisto, acquisto ricevuto. Pacchetto di regole delle operazioni Wayland Yutani ricevuto. Verificato e installato. Rapporto incidente dell'ufficiale coloniale. Avvio di misure di emergenza temporanea al centro medico San Cristobal. Non ci sono ulteriori informazioni. Scansione della stazione avviate secondo la direttiva. Allarme e contenimento dei rischi. Scansione del reattore non verificate. Ordine particolare 939 avviato. Priorità assoluta. Proteggere esemplare. Mantenere la stazione in quarantena. Interrompere le comunicazioni. Registrazione degli arrivi a Sevastopol. Nuovi abitanti registrati da Apollo tramite lo staff sintetici. Amanda Ripley, livello 2, Wayland Yutani. Nina Taylor, livello 4, Wayland Yutani. Christopher Summers, livello 3, Wayland Yutani, sacrificabile. Classe, allarme e contenimento dei rischi. Minaccia esemplare rilevata nel laboratorio del progetto KG-348. Allarme e contenimento dei rischi innalzato a Omega. No, sbagliato, aspetta, scusate. Va con i menu. A parte che c'è, no, aspetta, c'è un bug grafico. Aspetta, rifacciamo. Ok, si è messo a posto. Ok, dicevamo, non smuoviamo le acque. Spedding, sono Ransom. Con l'acquisizione della Wayland Yutani è di vitale importanza che il trasferimento della scatola nera si svolga senza intoppi. Non ci saranno dirigenti importanti e non sapranno niente dell'acquisto. Ma che succede se sentono parlare di un problema di persone scomparse? Non voglio creare problemi, nemmeno tu. Cerchiamo di non smuovere le acque, non vogliamo proprio che ci ripensano. Ah, basta. Vabbè. Allora, quindi dobbiamo andare al reattore, alla sala macchine, ok, a indagare perché non è riuscito a scansionare il luogo Apollo. Sei collegato? Sono qui, Ripley. Novità? Apollo sta seguendo i protocolli della Wayland Yutani. Cosa? La Sexton ha venduto tutto. Ricardo, Apollo si rifiuta di cedere. Dice che qualcosa non va con il reattore. Sei della compagnia. Digli che non te ne frega un cazzo di fare come dici. Mi dispiace, Ricardo, ma sono un pesce piccolo. Io, Samuel, Stale. Lo siamo tutti. Se scoprissimo qualcosa, Apollo non sarebbe così disposto a farci uccidere. Cioè, ma a parte che è un'intelligenza programmata, cioè, se è programmata così,
bisognerebbe bypassare i suoi comandi, i suoi ordini, però... Oh madonna... Vabbè, quelli stanno lì, dovrebbero, credo. Spero. Accendi il veicolo. Che veicolo? Aspetta un attimo. Aspetta un attimo, fammi vedere qua. Capo, sta succedendo qualcosa di strano. I sintetici sono in tinta. Così ho trovato qualcuno che mi potesse aiutare. Ho mandato un tipo nella sala di produzione, ma non è più tornato. Tutti i portelli sono bloccati e di certo non sarà riuscito a infilarsi nei condotti con facilità. Non sappiamo cosa fare. Non sembra carino continuare a lavorare senza andarlo a cercare, ma non sapremo da dove iniziare. Il nostro turno finirà fra poco. Farò rapporto a Wade e agli ufficiali. Accendi... Forse il veicolo non inteso come... Cos'è questo carrello qua? Per farmi passare, no? No, boh. Ah. Ok. Attiva. Ok. Esatto, è salvo. Workshop. Officina, mi pare. Comprare l'aria. Accesso alla sala macchina. Faccio un condotto. E là ci sono i nostri amici androidi. Mi sembra anche strano che piano sala macchine, raggiungi il reattore. Mi sembra strano che c'è sto alien, non si è ancora fatto vedere, però ok, colto, vai, sono tutto pieno io. E le mie armi, che fine avranno fatto le mie armi, porca di... No, 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 niente, io... tolgo il disturbo. Tanto... Non sarà tollerata, sì. Ok, sì, questo è stato messo qua palesemente. Sta mettendo alla prova la mia pazienza. Per darti la possibilità di fuggire, sto condotto. Smetta di interferire. Va bene, ma smetti di inseguirmi. Anche perché sono sparito, Non è permesso in questa struttura. Ah, non funziona bene. Nico. Io e lei dovremo parlare un po' delle regole di sicurezza. Sì. Sì. Salve. Ma se io tipo lo prendo... Ah, no, no, non usa il... Scusa, devo uscire per usare il piede di porco, dai. Però potevo beccarlo da qui. Devo stare qui, ok, per usare, cioè devo... Esatto, devo essere fuori. Vabbè, porca vacca. Vabbè, te ne vai, se n'è andato. Sembra di sì. Sì, è tornato là. Farsi i fatti suoi. Però ciò che questo fa avanti e indietro, quindi... Ok, no, va là. Stavo guardando qui se c'era qualcosa. E per nascondersi.
Ah sì, perché l'episodio scorso abbiamo dovuto lasciare giù le armi per entrare in Apollo. Porca vacca. Quindi lanciafiamme, pistole, fucile a pompa, andati. Colla. Di roba. Ma a parte che non... Ok, mappa. Cioè, non sto usando praticamente nulla. Quindi le risorse così rimangono. Cerca della qualità a buon mercato, sempre. Dove siamo? Qua. Devo andare di là, non so. Seguiamo sta strada. Dove vai? Strano. Vabbè, tanto lui qua non entra, quindi. Che mi veda. Sei andato via? Andato là. Occhio qui. Merda, dove passo qui? Madonna. Ma non ero nell'area su, nell'area di, sua? Oh, sì, pare di sì. Eccolo. Esca fuori, forza, ovunque lei sia. Però mi dà del lei. È educato. Dai. Sì, sì, sì. Va bene, va bene. Ma se io tipo... Sono sicuro che si tratti di un'incomprensione. Cioè, quando di spalle tipo lo becco e poi me ne vado. Ci vogliono un sacco di colpi, però... Almeno magari facciamo qualcosa. No, apri. A che gioco stiamo giocando? E se ne va. Che scortese. Che scortese. E vabbè, aspettiamo un attimo. Vorrei uscire, mi fai uscire? Perché non mi ha visto? Adesso sta qua in zona, fa apposta. Che devo guardare. Ho una munizione del tonfa, sì, lo so, però... Apollo e gli androidi Z lavorano insieme per una stazione Sevastopol. Più sicura e meglio collegata. Dai, te ne vai. Anziché dire cagate, eh? Ok, bravo. Aspetta, eh? Sì. Con le risorse USA. Aha. Potenziato la torcia al plasma. Perfetto, perfetto. Ma possiamo usargliela in faccia questa, scusa? La madonna qui. Così. C'è una bella... No. Ok. Pensavo che ce l'aveva Marlowe, la... Così avevamo trovato il potenziamento della torcia al plasma, vabbè. Che mo' torcia ioni, esatto. Di qua. Per nascondermi. Qua è bloccato. Va bene. Vabbè, dovevamo per forza ottenerlo, se no non andavamo avanti. Ok. Fa più scintille. Ok. Mettiamoglielo in faccia sto pannello. Fa male. Ok, mo qui.
dove sbucheremo? Qui. Altri androidi. Bolt gun. Munizioni bolt gun, cos'è? Qui abbiamo un androide. Dove siamo? Siamo qua. Ma quello se ne sta là, è fisso. Sembra di sì. No, basta, adesso si muove. Ci auguriamo che ti unisca a noi per questo viaggio. Perché ti giri proprio di qua? Cioè, non so. Sai. Con tutti i luoghi che ci sono, proprio qui devi andare a vedere. Di metallo, comandi del laboratorio. Attivato qualcosa. Ci sono altre sottostazioni, insomma, sta roba qui. Sì, mi sa di sì. Qui colla, e vieni proprio di qua. Un androide Z si riconosce sempre. Livello di energia troppo basso. Ah, sarà quello il pannello forse. Dove è andato? Vabbè, chi se ne frega, basta che sparisce. Eh no, vedi? Allora ci sarà un ordine? Ci sarà un ordine, forse. Di attivazione. Ah, ecco, per esempio, forse questo è illuminato. Ok, adesso forse devo andare dove ero prima. Madonna, è inquietante. Qua è un vicolo cieco, porca vacca. Vediamo dove va. Se viene fino qua. Eh già, salve. No, va. Ok. Che cavolo. Vabbè, meno male non l'ho usato prima. No. Oh, adesso posso girare liberamente. Se non c'è solo lui. No, devo andare, mi sa, qua. So che ora sono scarico. Spero di trovarne altre. Munizioni. Forse adesso. Sì, attiva l'argano. Rivelato una botola, dispositivo non valido. Andiamo giù. Di là, ah, qua niente, andiamo di qua. Ok.
niente di qua. Usa. Dove siamo? Siamo qua. Va bene. Qui blocca. Ah, usa torcia ioni, ok. Però di qua, aspetta, fa vedere la mappa. Forse non so dove sbucchiamo, aspetta. Qua sento un salvataggio. Mi conviene prima salvare. E di qua si va. Refrigerante del reattore, ufficio capo tecnico. Allora, prima salviamo, va. Poi taglio quella porta. Ok. Vai. Ok. Usa leva. Ah, ok. Siamo tornati. Infatti avevo il presentimento che forse qua tornavamo, tipo apriamo una scorciatoia, una specie di scorciatoia. Va bene. Quindi dobbiamo andare di qua. 2 e ora non possiamo possiamo reagire, però cioè possono fare altrettanto loro, ecco. Quindi non so quanto mi convenga. Senza utilizzare risorse, ovviamente, perché poi comunque la granata MP, sì, possiamo usarla effettivamente, però usarla per un singolo androide un po' uno spreco. Qua c'è ufficio, sblocca la porta, ufficio capo tecnico, munizioni bolt gun. Ma sto bolt gun vorrei trovarlo, cioè vorrei sapere dov'è. Dicevo, dove è andato? È uscito. Qua per nascondersi. Qui è un po' dura nascondersi, aspetta. Che non mi piace nascondermi. Non m'ha visto. Non m'ha visto. Però vediamo se si ferma. Sixon, insieme per il domani. Non mi piace stare dentro l'armadietto o un armadio, comunque. Perché se per caso dovessi fuggire non lo posso fare. Ok, questo munizioni bolt gun, va bene. Mi sa che devo proprio andare lì. Si riconosce sempre. Devo andare lì, ma c'è questo, come faccio? Sa che dobbiamo ingegnarci un attimo. Provare a dargli fuoco. Granata flash secondo me non è effetto, visto che non è. I rappresentanti della compagnia invisibile devono presentarsi al sintetico più vicino. Provare a picchiarlo. Proviamo a picchiarlo. Però se se ne va. Questo potrebbe fare seri danni. Beh, basta avere un'arma. Hai il bolt gun. 6 colpi. Aspetta. Ma va via, è andato via? È andato là.
Cartucce fucile. Vuoto. Adesso magari lo proviamo. È a colpo singolo però. Codice porte. Cavolo, mi sto dirigendo nell'area manutenzione del reattore come richiesto. Chiuso le porte. Il codice di cui avrei bisogno è 6832. Flusso di corrente. Devi venire nell'area manutenzione. Aspetta. Aspetta che questo io non mi sento tranquillo con questo qua che... Ecco. Adesso glielo spariamo in faccia. Vediamo. Cosa fa? Ecco. Salve. Potrebbe richiedere la cosa si fa qui. Ma non ha funzionato. O non l'ho preso probabilmente. Sì, aspetta. Aspetta, non mi fa... Aspetta, aia. No, voglio provarlo. Quindi, carico. Urca. Eh sì, prima l'ho mancato, allora. Ah, bene. Molto bene. Molto bene. Peccato che ha pochi colpi. E uno l'ho sprecato. Cerchiamo di non sprecare questi. Ok. Ok. Ah, l'avevo già visto, sì. Ma non... Ok. Quindi, dicevo. Flusso di corrente. Devi venire nella manutenzione da torre, Flores. Ho rilevato dei cali di tensione in diversi punti della stazione. So che c'è l'inferno alla stazione, ma non vedo niente. Quassù che possa compromettere il flusso di corrente. Potresti eseguire un controllo totale dei sistemi? Capo. Sto arrivando. Flores, sei ancora lì? Cerca un posto sicuro, aspettami. Sto arrivando da te. Dobbiamo restare uniti adesso. Sanders è morto e almeno 4 degli altri tecnici sono scomparsi. Uno di quei dannati androidi mi ha quasi decapitato. Ho radunato un po' di pezzi per mettere insieme un'arma. È abbastanza potente da poter fare un bel buco nella testa di quegli stronzi. Ti raggiungo appena posso, capo. Bravo, bravo. Aspetta. Ah, codice d'accesso abbiamo detto è 6832. Ok. Va bene. Bene, usano la radio, non mi interessa. Adesso la porta l'abbiamo aperta. Accesso al reattore qui. Chiama ascensore. A vedere. Ah, ok. Posso stare tranquillo, vero? Sì. Ok. Al reattore centrale. Riccardo, sei mai stato al reattore? Mai visto. Ho fatto una parte dell'addestramento in uno di quelli, una vita fa. Ha tossito, Riccardo. Forse non sta bene. Ah, tu non puoi passare. Vabbè. Però mi sa che poi mi dava le spalle. Camminava lungo il corridoio come fosse la cosa più naturale del mondo. Mi sono nascosto e quando ho alzato lo sguardo non c'era più. Credo sia entrato nel pavimento o nel soffitto. Sevastopol è un labirinto, potrebbe annidarsi ovunque. Deve essere quello che inseguivano gli ufficiali.
Non avrebbero dovuto nascondermi tutto ciò. Il capo, passo e chiudo. Allora, facciamo una cosa. Usiamo il kit medico e lo creiamo. Ok. Così qui. Ah, già, scusate, aspetta. Facciamo così. Eh sì, ho tutto pieno. Tutto pieno. Ma scusa, il comp B. Ah, ok. Pezzi di metallo, no. Addirittura no. 100. Vabbè. Vabbè. Ok. Un fucile così? E la pistola? Ma... Ah. Ma dai, ma scusa. Ok. Ok, bene, bene, abbiamo ritrovato... Però non sono le nostre, ci manca il lanciafiamme. Va bene. Va bene. Aspetta, qui è chiuso. Andiamo su. Praticamente le armi ce le hanno sequestrate. Maledetti. Reattore centrale. Aspetta, prima salvo. Piove. Sono in cima al muro del reattore, Riccardo. Vedi qualcosa? Niente. Qualche androide e sistemi di controllo centrali. Tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Scendi alla base del reattore. Tutto normale, ma non saprei. Piove. Potevano metterla un po' più di luce, però, eh. Allora, qua abbiamo un mister. Che però mi... sì, devo reagire. Forza. Ma dai. Aiuto. Niente, la pistola... non gli fa molto, purtroppo. Aspetta. Volevo usarla, ma... Ah, adesso mo siete in due. Tre. Non è una buona idea. Non è... aspetta. Granata, granata. Scusa, perché non ha funzionato? Ecco, vedi che non posso neanche reagire. Aia. E allora... Madox, sei buco. Sì, sì. Aspetta. Vabbè, ci ho provato. Ci ho provato. Niente, vabbè. Perché non ha funzionato la granata MP? Ah, ma vuoi vedere che era ricoperto... Cioè, aveva la tuta... Forse è di gomma, non so... O una plastica, non so, che lo scherma. Forse. Niente. Qualche androide e sistemi di controllo centrale. Tutto normale. Dovrò esplorare il livello. Vabbè. Ci dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. Fammi vedere dove devo andare, va. Pensavo dovevo andare di là. So. E invece devo andare di qua. Quindi devo attraversare il ponte. Vabbè. Vabbè. Ma devo mi sa per forza combattere. Non è che ci sono luoghi dove nascondersi, eh. Allora, io userei prima il fucile a pompa. E poi il bolt gun. Fucile a pompa, un paio di colpi funzionano. Almeno funzionavano.
Ti metti idea? Ah, ok. 3. Ok. Sono tutto pieno. Non sto correndo. No, merda. Io mi scordo di caricare. Porca vacca, è vero che la ricarica. Ok. Ok. Aspetta, in fila, in fila. Ah, porca. Vabbè, almeno un colpettino così glielo do, dai. Ecco. E vaffanculo. Corri, aia. Corri, ne arrivano altri, allora aspetta. Vediamo se quello là... Sì, è vero che la mira fa cagare abbastanza. Beh. Ok. E lui, se riuscissi a finirlo, ecco, con la pistola, meglio, va. Ok. Allora, ricarichiamo bene. Facciamo così. Ok. Facciamo così. Usiamo kit medico, almeno. Cioè, ne creiamo un altro. Ok. E mettiamo... Ok, le risorse qui. Niente. Vuoto. Basta? Forse li ho tirati tutti. Ok, niente. Vuoto. Va bene. Beta core. Sì, no, cioè più luce, eh? Cioè tutto buio. Aspetta che qua mi perdo. Di qua va bene. Sì, è uguale alla fine. Sì, mi sa che li ho attirati tutti. Ne vedo di androidi. Ok, ci siamo. Alla l'area manutenzione, va bene. Sono rimasto solo con 3 colpi. Vabbè, pazienza. Tanto con la pistola non ci sarei riuscito a ammazzarli tutti. Ecco qua. Insomma, mi sta sorgendo qualche dubbio. Ecco. Lanciafiamme, grande. Batterie, le prendiamo. Aspetta che le cambio, ok. Ah, 2 ce ne danno. E se ci danno il lanciafiamme vuol dire che il nostro amico, anzi i nostri amici, sono tutti qui. E i nostri amici. Le persone scomparse, tutte. Sono intrappolate in una specie di nido. Ci sono delle uova, sembra un allevamento. Merda. Vai fuori di lì, subito. Distruggi il nido. Devo ripristinare la corrente della piattaforma dai condotti qua giù. Quindi da qualche parte si è realizzata la nostra, il nostro scenario peggiore, cioè c'è la regina. Questa è una corrente, immaginavo. Va bene. Vabbè, la regina immagino che non la sconfiggeremo noi, cioè, nel senso... Daremo fuoco a tutto, ovviamente. Ok. Quindi, praticamente, questa stazione spaziale stava trasportando
la regina. Madonna, ma non si vede niente. In pratica. Oh, 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 attenzione. No, 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 tu vai. Vai via, coso. Coso. Che mi infetti poi. Comp B, pezzi, niente. Abilita l'interfaccia del condotto. Quale condotto? Ah, quel condotto forse. Oh, 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 quello è chiuso. Quello è chiuso. Io non mi avvicino. Io non mi avvicino perché... Ah, mi devo avvicinare forse. Ah, attiva il condotto alfa. Disattiva. Va bene. Adesso qui. Sovraccarico. Vado. Non l'ho visto. Non l'ho visto. Vabbè. Vabbè. Rifacciamo. Il primo l'ho visto arrivare. Era davanti. Questo, boh, non so da dove è uscito. Forse da quello chiuso. Ah, qua sono tutti aperti. Aspetta, quello di prima. Ok. Meno male che basta una fiammata. Ok, allora abbiamo detto, attiva questo. Ok. Poi. Senti. Ah, eccolo. Sì, ok. Ah, questo era chiuso, anche questo era chiuso. Allora, senti, sicurezza, eh. Ecco. Okay. Ok. E no, etanolo, tanto siamo pieni. Ma che... Ma... No. Forse è solo il rumore dell'uovo che... io sento rumorini, però... Allora, disattiva. Ce n'è qualcun altro chiuso che io qua non vedo? Non mi sembra. Andiamo, stiamo col lanciafiamme. Nasconderei un attimo, questi passi pesanti. Che abbiamo svegliato il cane che dormiva, Ah, sta impazzendo qui. Non so se è una buona idea uscire, però dobbiamo farlo. C'è enorme attività.
c'è enorme attività. E dove devo andare, scusate? Sovraccarico del nucleo beta, ma devo tornare indietro forse. Posso andare dall'altra parte. Darsi. Ok, non c'è nessuno, no? Se arriva qualcuno non lo vedevo. Era troppo buio. Chiudo la comunicazione. Ecco qua. Andiamo. Dov'è il salvataggio? Dov'è il salvataggio? Ecco. Ok. Ho salvato. Basta. Sono tranquillo.